Il tuo contratto. Se ti trasferisci qua a New York con noi, semplicemente se tu dici di no, io ti rispedisco in Italia. Gli scelti comportano dei rischi e delle conseguenze. Avanti. Appunto per dirti alcune cosette. No, non devi preoccuparti. Tutto a posto. Allora, intanto ti consiglio di dare una letta al tuo contratto, ok? Allora, ti faccio dare una letta e poi vedi. Trasferisci qua a New York con noi, certo. Lo so che per la tua famiglia è difficile perché ma è una nuova offerta di lavoro che io ti propongo. Sì, ma tu gli hai detto che qua devi stare almeno un anno qua, no? Dopo ti ritrasferiamo in Italia, certo, ma devi stare almeno un anno qua. Le ferie ne parleremo. Comunque, guarda, qua c'è il triplo dell'aumento di stipendio rispetto là in Italia, quindi guadagneresti anche tantissimo in questo anno qua. La promozione. Assunto e ti ho visto personalmente.
sono mica gelosa, sai, della tua mogliettina. Questa super cosa. Ci vuoi pensare prima di firmare il contratto? Vuoi sapere cosa ti devo dire? Volevo proporti questa cosa, non lo saprà nessuno, ti giuro, però avrai la mia parola, che avrai il contratto in mano, già firmato e tutto, e supererai tutti gli altri tuoi colleghi che sono qua a New York, avrai questa promozione. Rispetto ai tuoi colleghi, avrai la possibilità di avere un weekend al mese, un venerdì, sabato e domenica per andare a casa dalla tua famiglia, mentre gli altri hanno un weekend ogni 3 mesi. Ti do il tempo di pensare, intanto firma qua. Dai, metti un segnetto. Dai. Ecco, ti do la penna, ricordati, questa penna si chiama Pietro, torna indietro, perché mi hanno detto che in Italia spesso tu quando devi firmare certe bolle, le penne ti vengono in tasca. È leggibile. Allora, faccio ordinare una bottiglia di champagne, che ne dici? Così intanto ti metti un po' più comodo. Beh, dai, intanto io la ordino. Allora, intanto la ordino. Oh, stai tranquillo, non ti preoccupare. Sì, stanza 304, una bottiglia di champagne con fragole, grazie. Sì, due bicchieri, grazie mille. E anche altro un po' di frutta, grazie. Arriva su. Allora, cosa hai deciso, tesoro? Non vuoi? Ma guarda che semplicemente se tu dici di no, io ti rispedisco in Italia. Sì, abbiamo le campane che suonano di continuo qua, è l'unica pecca. Ah, sì. Allora, vuoi stare qua con me a trascorrere questa meravigliosa notte o te ne torni dritto in Italia?
Perché te lo dico, questo contratto semplicemente lo farò, lo spezzo. Te ne torni in Italia a fare il lavoro che facevi prima, sottopagato anche. Quindi decidi tu se trascorrere questa notte con me in questa meravigliosa suite. Te ne vuoi tornare in Italia? Questa non me l'aspettavo da te, veramente. Pensavo fossi un po' più maturo. Ma quanto vedo. Allora te ne tornerai in Italia a fare il tuo solito lavoro. Non mi aspettavo questa reazione, comunque, te lo dico. Pensavo piacerti almeno un po'. Sì, ma guarda che io ti ho fatto venire qua perché nessuno sa che io sono qua stasera e nessuno sa che tu sei qua. Quindi è il nostro segreto. Pensaci, guarda che questo contratto lo spezzo in mille pezzi. Non vuoi? Peggio per te. Ah, ci tieni veramente, ma cosa pensi? Per ora mi dispiace, ma sai quanti ci sono in fila per avere questo posto? Super pagato. Adesso mi sa che dovrei aspettare anni. Sì. Mi dispiace. L'hai voluto tu. Non mi guardare così. Hai scelto. E le scelte comportano dei rischi e delle conseguenze. Ecco qua. Bene. Adesso puoi anche andare. No, no. Vai, vai. Non mi interessa. Te ne torni in Italia e aspetta anche. Pensa che avevo deciso di pagarti tutto qua, il soggiorno. E invece ti devi pagare tutte le tue spese. E poi domani te ne torni dritto in Italia. Non ne voglio più sapere di te. Comunque, ti dico, mi hai deluso. Mi hai molto deluso. Sai quante ce ne sono in fila per venire con me? Che darebbero tutto per avere un lavoro più dignitoso. Ancora qua sei? Via. Sparisci.